Venerdì ora, sera poi tuo armadio. Stare lì nell'armadio, cioè non vorrei che magari sul più bello c'è una sorpresa, apri e ci siamo noi che invece pensavamo di essere lì nell'armadio per commentare le bellezze della vita. Andiamo a Latina dove c'è Fabrizio che sta facendo una cosa molto bella con la brace. Fabrizio, ciao. Ciao a tutti. Fabrizio, il contadino dell'Agropontino. Tu sei un contadino? Sì, contadino al 100%. Al 100%. E cosa coltivi? Ah, che meraviglia. Beh, qui coltivo carote, ravanelli, zucchine, cocomeri. Cioè, tutti i frutti della terra, ravanelli, rape. Frutti della terra, sì, ortaggi, maggiormente ortaggi. Ortaggi che poi comunque esportiamo, andiamo all'estero. Dove li mandiamo, per esempio, i nostri ravanelli? Molti vanno in Germania. Tu pensi? Perché loro in inverno non possono coltivarli per via del clima, sì. E quindi sfruttiamo il nostro clima mite, che quest'anno non è stato così tanto mite comunque, e quindi li produciamo e glieli mandiamo. Così li mangiano, possono mangiare lo stesso. Beh, certo, penso che se li tirano dietro oppure se li possono giocare a biglie in certe serate noiose. Qualcosa con i nostri ortaggi, se li chiedono, ci faranno. I cocomeri, no? In questo periodo siamo a febbraio, che forma hanno? Sono piccini, piccini? No, adesso i cocomeri, guarda, sono piantini, li devo iniziare a trapiantare proprio entro la prima decade di marzo. E sì? Sono delle piantole piccine, alte, che ne so, delle piantole. Delle piantole. Delle piantoline. Delle piantoline piccolissime, e sono in un vivaio, in una zona protetta, riscaldata. Sono come in un nido, no? E allora scusa, potevano farli anche in Germania se li metti comunque in una serra, no? Aspetta, sono in una sorta di nido perché sono piantine piccole. Adesso per i primi di marzo verranno trapiantate nel campo, certo. E verranno messe, diradate nella larghezza giusta e stanno a cielo aperto. Perché sono della stessa famiglia dei cetrioli, vero? Sì, cucurbitacee, esattamente. Scusatemi se lo sapevo. Senti, però non siamo qui per parlare di frutta, anche se io potrei parlarne per ore, ma siamo qui per parlare di brace. Di brace, sì, perché avevo sentito di quel amico che ha il barbecue in cucina, incastrato nella cucina. Un'idea formidabile. Formidabile. Ho pensato al mio caminetto, però, che alla fine con il caminetto si può fare la stessa cosa. Certo, ho fatto tante volte anch'io con amici. E mi è venuto in mente che io la mattina sposto un po' la cenere della sera, del fuoco della sera. Sì. E in genere sotto ci rimane sempre qualche carboncino ancora che arde, no? Un pochettino. Sì. E su questi carboncini appoggio la caffettiera. E piano piano si fa il caffè. Ah, la caffettiera, avevo capito la cassettiera. All'inizio dicevo piano piano brucia, perché... No. E si fa il caffè. La moca, sì, e si fa un caffè meraviglioso. Ma che meraviglia, un po' brustolito. L'interno del caffè non tocca la brace. Però probabilmente certo. La brace, essendo un fuoco molto debole in quella di mattina, sì. E il caffè vuole un poco molto lento, evidentemente questo fatto fa venire fuori un caffè. Poi sarà anche perché uno si sveglia la mattina, è il primo caffè che bevi, certo. No, è vero. Sarà anche che mi trasmetti una pace lì dall'Agropontino. Già c'è il gesto. L'Agropontino è una zona meravigliosa. Per la cronaca, quest'anno ha nevicato in tutta Italia, neve, ghiaccio sotto zero. È l'unica area, posso dire forse, di Europa dove non c'è stato neve e ghiaccio. Io pubblicavo le foto su Facebook della mia zona, i miei amici di fuori, e mi dicevano che erano foto d'archivio, era impossibile. E chi siete? Asterix e i Galli. Sì, siamo in un angolo, in una culla dorata, dico io. Che meraviglia! Ti do un sacco di baci. L'Agropontino è, dico l'ultima cosa, scusate, sì. Ma sono orgoglioso della mia terra. Vai. L'Agropontino, Dio l'ha creato. Una palude, come probabilmente sapete, no? E poi è stata bonificata. E poi un uomo decise di farlo diventare un terreno fertile, l'uomo, e questo è ancora oggi, dopo centinaia d'anni, grazie alla bonifica fatta dagli uomini. Ok. E dai miei nonni, ecco appunto. Ecco appunto. Ciao Fabrizio. Ciao, un bacio. Abbraccio. È stato bellissimo parlare con voi, un'emozione grande. Mi ciao. Sono concentrato per poter riuscire a rimanere tranquillo. Ciao, ammazza, grazie. Oh. Ciao. Con quel gesto comunque della moca, che comunque già ti sveglia di suo l'odore del caffè, la brace mi ha fatto un'invoglia di farmi un caffè alla macchinetta.